Just tell me what you want, what you need, what you see, what you wanna be. Tell me. Thinking about it, sinking, yeah. I've been coast to coast around this whole globe. I've seen a lot of hope, yeah. I've seen a lot of nope, I've seen a lot of growth, but we can make it more, yeah. I'll tell you what I want in the middle of the club. I'm dancing up on my chick, I'm showing a little love. I'm listening to this track, got the speakers above, and feel like everything is coming all together at once. I want a good life, good nights, good friends, alright. Make a couple dollars from something I love to do, right? Live my young life, grow old with some memories. Living each day with a good vibe energy. Don't need what you want, just take a thought, make it happen. The only way. Arrigoni, cosa c'ha dietro? Oh, il mare. Come vivi i viaggi in pullman? Dormo. Dormo. Sono sdraiato là in fondo, c'ho il mio lettino, il mio cuscino. Io arrivo alla partita, arriviamo là e basta. Io non vedo il tragitto. È un caso essere sveglio. Mimmo, come ti senti oggi rispetto a due giorni fa? No, oggi sicuro sto meglio. Ho fatto una delle partite peggiori della mia vita, però può capitare. Mi hanno aiutato molto i messaggi dei tifosi. E sì, adesso sto meglio, fortunatamente. Anche grazie a lui, la sera me ne fa compagnia. Sì, veramente tanti, non me lo sarei mai aspettato, però vi ringrazio. Inizia tutto, ragazzi, il viaggio è lungo. Andiamo. Il viaggio è lungo, siamo a Vasto, è lungo e vasto. Siamo quanto manca a arrivare? 335 km. 335 km ancora? 4 ore e mezza, sì. Ok, perfetto. Essere in questa squadra con queste persone, questi giocatori, è un'esperienza che ho sempre voluto vivere, viverla da protagonista insieme a loro, è veramente figo. Il viaggio è leggermente impegnativo, ma bello, bello. Quante ore di video hai visto o quanti video hai visto? Allora, questa è la quarta partita. Ore di video, 2, 4, dai 6. 6 vanno bene, sì. Sei. Però ha mangiato, posso confermare che ha mangiato nel frattempo. Siamo arrivati nel roof garden dell'hotel Salina, dove fra poco faranno un allenamento dei faticanti ragazzi. Adesso vi facciamo vedere Marco. Io ringrazierei la società perché la struttura di alloggio merita davvero tanto. Quindi complimenti alla società e credo che i ragazzi qui non disdegneranno per niente di fare un po' di allenamento defaticante, anche se veniamo da 9 ore di viaggio. Quindi oh. Tommy, l'albergatore cosa dici? Ci vuole la felpa. Veramente, veramente bello. Ci vuole la felpa adesso. Qui ragazzi facciamo un po' di scarico, un po' di stretching per attivare un po' i muscoli, per recuperare dal viaggio che è stato un po' abbastanza lungo, ecco, diciamo.
Entrando nella partita di domani, proprio secca, cosa serve domani per portare a casa il terzo punto che ci porta direttamente in semifinale? Durezza. In genere, ma nei playoff in assoluto, fuori casa non c'è neanche un dubbio. Noi domani dobbiamo salire come sul ring sapendo che di fronte c'è un pugile che per adesso è stato un po' malmenato e che sa bene che uscendo dal suo angolo gli hanno detto: guarda che i punti stai perdendo, se vuoi ribaltare l'incontro bisogna che fai qualcosa per metterlo per terra, così. E delle volte cosa succede? La furia cieca, no? Io penso che noi troveremo una squadra così, una squadra come Taranto è ferita in questo momento e vuole dimostrare che in questi due giorni le ferite si stanno ricucendo e che è in grado ancora di avere energie e vuole allungare la serie. Questo è il punto, almeno io allenerei in questo modo l'altra squadra e sono convinto che questo sia. Noi dobbiamo dimostrare dall'inizio che sappiamo tutti i pericoli di fronte ai quali ci troveremo e che siamo pronti a giocare una partita dura, sporca, cattiva, brutta, ma una partita da playoff. Grazie coach. Grazie. Mimmo è sceso? Sì, eccolo. Sì. Eccolo. Alessandro, siamo con il nostro Mimmo che ti dice direttamente quante coppe ha. Ciao Ale, ho 5700 coppe. Tu fammelo sapere, scrivimi su Instagram. Al Palafiom arrivati. E cosa sta succedendo, Marco? Allora, allenamento questa mattina dalle 11:30 a mezzogiorno e mezza. I ragazzi faranno prima un walkthrough per, diciamo, provare a mettere in pratica quello che hanno visto nella sessione video. Poi un esercizio a tutto campo, perché giustamente dopo il mega viaggio di ieri bisogna anche un po' sgranchire per bene le gambe. E poi chiaramente, essendo due giorni che non entriamo a contatto col pallone, un po' di tiro, perché bisogna arrivare stasera con il feeling ripreso col pallone al 100%. Allora li seguiamo. Li seguiamo. Li seguiamo. Benissimo, fin da subito è stata un'accoglienza incredibile da parte di tutti e anche i compagni subito mi hanno subito fatto parte del loro gruppo e è stato bello iniziare subito a lavorare con loro, con lo staff e piano piano ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni. No, sinceramente ho legato veramente con tutto, ho ritrovato Arro che comunque erano due anni che non giocavamo insieme perché abbiamo giocato due anni insieme a Domenia. E con ho ritrovato Tasso con cui avevo iniziato la mia carriera senior, quindi mi ha fatto molto piacere, però ho legato veramente con tutti, avevo giocato contro tutti, però ovviamente non avevo fatto parte, non conoscevo personalmente nessuno di loro e cioè, ti ripeto, è un gruppo veramente solido fatto da persone serie che comunque hanno un obiettivo in testa e pensano soltanto a quello e mi hanno accolto davvero bene, insomma. Tutti, se non posso mettere uno prima degli altri, sono stati veramente tutti super nell'accogliermi e nel farmi parte del loro gruppo. Allora, ci aspetta sicuramente una gara 3 di playoff. Loro sono con la testa, per loro è dentro o fuori, quindi faranno di tutto per portare a casa la vittoria, per allungare la serie. Noi dovremmo essere bravi a continuare come abbiamo fatto le prime due gare. Sarà una partita fisica sicuramente, perché come loro impronteranno la loro partita sulla fisicità, essendo un campo un po' classico campo da sud, bello caldo, sicuramente ci sarà un po' più di gente rispetto alla regular season dove io ho giocato e
non c'era così tanta gente, ma ovviamente essendo una gara da playoff il palazzetto sarà bello pieno e noi dobbiamo essere bravi e continuare nella striscia delle due vittorie sia in gara 1 che in gara 2. Siamo arrivati a Taranto, sì. Al palazzetto, prepartita. Al Palafiom. Qua ci sono i ragazzi. Ci avviamo, entriamo, inizia gara 3. Stiamo notando. Ma forse lo riusciamo anche a vedere. Sì, dietro di noi. C'è un po' di sole, ma Larry. C'è Larry che viene fermato da tutti, appassionati che l'hanno visto giocare. Dovunque. Magari ex suoi avversari, compagni, così. E la dimostrazione che è tifosi. È un campione senza tempo, un buon Larry. Dillo! Grande. Dai ragazzi! Larry ovunque, eh? Ovunque, non c'è modo! Non ti lasciano stare! Sì! Guarda, meglio così! Sì! Vero? È fatta la storia! La storia è questa! Allora Marco, siamo a Taranto, siamo dentro al palazzetto, manca circa non so quante ore adesso. Ma neanche 40 minuti. 40 minuti e ci hanno fatto una sorpresa. Big Manto, grande Branca e Gallo. Diciamolo che non hanno mai saltato una trasferta. Non hanno mai saltato una trasferta e sono venuti fino a Taranto. Numeri 1. Ok. Quindi i ragazzi sono in campo, ve li faccio vedere. Eccoli là. E mancano 40 minuti, ci vediamo dopo. Tell you I'm local, yeah. The plan is to put the rap game in the choke. So I'm fully focused, man. My money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still in the grind. Go, 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 it's your birthday. We gon' sip a party like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the balls. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to fill the balls. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. My show brought me the dope that bought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my jewels. Look, homie, I done came up and I ain't changing. You should love me. Way more than you hate it, older than you mad. I told you you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toastin' to the good. Like, moved out the hood, now you tryna pull me back, right? My joint get the bumpin' in the club, it's on. I'm with my eyes, your chicks, if she smash, she gone. It's a roof on fire, man, just let it burn. They're talking about money, homie, and I ain't concerned. Go, 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 Sean. We in the club all the time, it's a pop, pop off. Allora raga, siamo rimasti gli unici lucidi, la partita è finita, sopravvissuti a un delirio da più 15 a boh non sappiamo cosa,
onore anche a Taranto. Bravi, 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 molto bravi. Ci hanno fatto sudare più di 7 camicie. Anche il Palasport era caloroso. Piccolo. Bravi. Tanti ragazzi a tifare, una bella atmosfera. Bello, sì. Però siamo in semifinale. Ok, noi aspettiamo di capire se sarà Ruvo o sarà Faenza. Quindi se domenica 29 giocheremo al Flaminio o giocheremo a Ruvo. Esatto. Questo lo sapremo probabilmente o domenica o mercoledì. Nel frattempo continuate a seguirci. Noi torniamo a Rimini. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. 23-20. Allora, Samu, intanto come va quest'anno? Benissimo, carichissimo, adrenalina mille per questa bellissima vittoria che i ragazzi ci hanno regalato. Adesso ci aspetta un'altra partita, soprattutto a te. Un viaggio lungo, più o meno che la torneremo. Io direi che l'orario a Rimini è previsto per le 9, 8:39. Ti ha fatto un bel regalo questo signore qua. Sì, ci riporta a casa tutti, felici e contenti. Se qualcuno avesse voglia di portarci delle paste alle 9 del mattino, 8:30, voglio dire, magari vi aggiorniamo durante il viaggio. E qui del caffè, che le brugge. We in the club all the time, it's a problem, pop off.